com'è la città di Agropoli? Piccola, però piena di cose da vedere. Io non l'ho mai vista la chiesa di San Pietro e Paolo, però mi è piaciuta di più la prima. Bella, è stato tutto stupendo. Assessore, quanto è importante per il comune di Agropoli avere il sostegno di una banca di credito cooperativo anche in queste iniziative culturali? Ah, sicuramente l'amministrazione comunale di Agropoli è stata lieta di patrocinare questa passeggiata culturale che le scuole di Agropoli faranno nel percorso più bello della nostra città, nel centro storico, visitando le chiese di Santa Maria di Costantinopoli e di San Pietro e Paolo. Come ho rimarcato nel mio intervento di presentazione, queste manifestazioni riescono nel momento in cui c'è una sinergia tra enti, e quindi nello specifico devo ringraziare la BCC dei Comuni Cilentani per essersi fatta promotrice attraverso l'ABI di questa bella giornata, e la cultura ha bisogno di avere questi supporti, di questi partner, e l'amministrazione comunale di Agropoli si è fatta sempre promotrice di eventi di rilevanza nazionale nell'ambito della cultura e nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale. Per il Festival della Cultura Creativa, una guida d'eccellenza, com'è andata con i ragazzi? Un po' un bilancio di questo giro nel centro storico di Agropoli, nelle bellezze di questo territorio. È andata benissimo, grande partecipazione, devo dire che hanno partecipato con grande emozione. Abbiamo ricevuto le scuole elementari, le scuole medie e i licei, quindi diciamo abbiamo avuto un pubblico eterogeneo, ma tutto molto diciamo costante, appassionato. Il percorso è stato un percorso che riguardava il Borgo Marinaro e il centro storico, quindi siamo stati insieme nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, poi nella chiesa di San Pietro e Paolo e in ultimo nel castello Angioino Aragonese. In questo viaggio culturale, artistico e religioso siamo stati anche accompagnati da tre narratrici che rappresentano tre fiori cilentani, due esistenti, uno invece estinto. Il primo è stato il Giglio di Mare, impersonato da Carmen Amoroso, che ha raccontato l'assalto saraceno dell'889. Il secondo è stato la Primula di Palinuro, che è stato interpretato da Rachele Siniscalchi Montereale nella chiesa di San Pietro e Paolo. In ultimo Cristina Orrico ha impersonato invece la Rosa di Pestum nel castello Angioino Aragonese, dove ha narrato la vicenda di Luisa Sanfelice. Questa mattina per il Festival della Cultura Creativa sono state aperte varie chiese del centro storico. Com'è far avvicinare i bambini e quindi i ragazzi delle scuole con queste iniziative attraverso anche l'aiuto e il supporto di una banca, del comune e della parrocchia? Beh, innanzitutto c'è da dire che l'iniziativa promossa dalla BCC mi ha trovato non solo anche un po' sorpreso, ma pienamente entusiasta nell'aderire a una proposta che è riscoprire innanzitutto il nostro tessuto storico-culturale, che è intriso di religione, in quanto la nostra civiltà è una civiltà che dai greci ai romani è passata direttamente al cristianesimo, e le due chiese interessate alla visita di oggi, la chiesa madre di San Pietro e Paolo e la chiesa del Manolo di Costantinopoli, sono anche i luoghi più significativi, oltre al castello, della storia civile e religiosa di Agropoli. Questo significa dare ad Agropoli anche il giusto, come dire, significato, il giusto risalto, oltre che dare ai ragazzi e bambini il senso di appartenere ad una grande storia dove non c'è una differenza fra la storia sacra e la storia profana, ma le due cose si intrecciano, almeno è stato così per secoli, e così cercare di tramandare tutto questo. D'altronde la tradizione è uno dei principi fondamentali dell'esistenza umana, ma anche della Chiesa. Sono Leopoldo Catena, kayaker Anemos, e sono il presidente dell'associazione Kayak I Tre Zeni del Mediterraneo, con sede ad Agropoli. Oggi siamo qui al Festival della Cultura Creativa per un'attività didattica e dare delle delucidazioni ai ragazzi delle medie e delle superiori in merito a quella che è l'attività di questo sport che si chiama kayaking. Praticare il kayak significa non soltanto
svolgere un'attività sportiva, ma significa anche creare una personalità, vivere il mare e rispettare anche l'ambiente. Quindi la nostra mission non è soltanto quella di dare delle spiegazioni in merito a quella che è l'attività agonistica o amatoriale, ma anche quella di far avvicinare i ragazzi alla nautica, al mare, al rispetto degli ecosistemi marini e alla conoscenza della propria costa. Una banca di credito cooperativo così vicino al territorio e anche all'associazione. È importantissimo, è una funzione quella della banca di credito cooperativa di Agropoli importantissima, perché si fa rete sul territorio, si crea la coesione tra le associazioni ed insieme, forse penso che sia la prima banca e l'unica banca in assoluto che creda veramente nel territorio, perché ci dà la possibilità di far conoscere la costa, turisticamente di far avvicinare le persone allo sport, ci fa conoscere la crescita nell'attività sportiva, e questo è una funzione che attiene più all'umanità che al profitto. Penso che sia veramente lodevole da parte della banca di credito cooperativo di Agropoli finanziare e sponsorizzare queste iniziative. Per chi volesse contattarvi, dove possiamo trovare? Avete un sito internet, una pagina Facebook? Certo, il sito Facebook Kayak i tre zeni del Mediterraneo. Il nostro logo è questo qui, abbiamo cercato di trovare il simbolo di Agropoli che è un delfino, l'abbiamo ovviamente adattato a kayak con un pozzetto ed un kayaker all'interno che, se noterete, ha un elmo trezeno, che è quel popolo, quell'antico popolo da cui noi prendiamo il nome, che ha abitato quel promontorio, che è il promontorio del Tresino. Sono con Aldo Olivieri della Proloco Sviluppa Agropoli. Come è andata questa mattinata insieme a tantissimi ragazzi che hanno affollato, oltre 500 ragazzi, il borgo antico di Agropoli? È stata veramente una bellissima esperienza. Noi come Proloco abbiamo subito aderito a questa iniziativa del Festival Cultura Creativa e ad essere da supporto appunto alla BCC, alla Banca dei Comuni Cilentani, visto appunto le finalità che prevedevano questo evento, ovvero quello di portare appunto in loco i bambini, quindi far vedere quelle che sono le nostre bellezze del centro storico e conoscerlo anche. Grazie alla dottoressa Antonella Nigro e al parroco Don Carlo Pisani siamo riusciti anche ad approfondire la cosa, quindi i bambini hanno avuto modo di vedere innanzitutto, come dicevo, le bellezze del centro storico, ma anche quello di conoscere la storia della nostra porta di Agropoli, delle nostre chiese storiche come San Pietro e Paolo, la Madonna di Costantinopoli, il nostro Castello Angioino Aragonese, e anche approfondendo appunto i personaggi storici che sono passati per il nostro castello, ad esempio Luisa San Felice. Quindi un evento veramente molto importante e anche un modo per valorizzare chi diciamo vive il nostro territorio, anche perché è impensabile promuovere un territorio se non lo si conosce. Prossime iniziative della Proloco? Potete contattarci sul nostro sito web www.prologosviluppagropoli.it. Il nostro prossimo evento molto importante è il Borgo in Fiore, che durerà un mese, dal 28 maggio al 28 giugno.